c'è una questione dirimente. La questione è questo chiacchiericcio che c'è intorno alla questione dei laboratori biologici segreti in Ucraina. Cioè ci sono dei laboratori biologici che studiano varie particelle, che studiano vari elementi che possono essere dannosi per l'ambiente, possono essere dei virus, possono essere antrace, la peste, cioè tutta questa robaccia qua, no? Ok, sono dei laboratori che la studiano. Allora, questi laboratori perché ci sono lì in Ucraina? E perché sono stati finanziati dagli Stati Uniti? Sono stati finanziati dagli Stati Uniti? Punto interrogativo. È vero? Esistono? Ci sono? I russi e i cinesi dicono sì, ci sono, vogliamo andarli a guardare, facciamo un'ispezione congiunta tutti insieme. Ma questa ispezione non è mai stata accettata. Adesso i russi li stanno bombardando e stanno piano piano raccogliendo le prove. Tutti quanti si sbracciano a dire i grandi fact checkers, no? E qui in Italia ce ne abbiamo adesso anche lo stesso Mitraglietta, no? Col suo Open, no? Subito ha cercato di fare un fact check alla povera Francesca Donato, onorevole Donato, che giustamente aveva ripreso una cosa giusta, quindi gli hanno subito fatto disinformazione, eccetera. Ecco, adesso vediamo se lo fai anche con noi, Mitraglietta, così ti becchi la seconda citazione, te becchi la seconda, una già te la sei beccata, forse ti beccherai anche la seconda, perché se fai lo stesso fact check anche con noi, ti becchi la seconda, perché noi ora mostriamo un documento di Fox News, una rete televisiva americana, dove il suo anchorman principale, Tucker Carlson, si pone delle domande, che sono le stesse domande che ci poniamo e ci porremmo anche noi con la logica del giornalismo corretto, cioè di quelli che hanno studiato, no di quelli che devono fare la propaganda a pagamento come fate voi, va bene? Perché è ovvio che se tu non vai a cerchi di capire le cose, è chiaro che non ti pone una domanda, accetti quello che ti dice la tua parte di propaganda. Allora qui noi abbiamo tre propagande: quella americana, quella della NATO, quella dell'Occidente, quella della Russia e quella della Cina. Noi cosa facciamo? Un giornalismo sano non può prendere parte di una, visto che si tratta di propaganda in tutti i casi. Deve capire, non solo capire, ma anche porsi delle domande e soprattutto chiedersi perché le domande che ci poniamo noi non sono state poste nei luoghi opportuni e accendere il cervello, la famosa cognitività che Alessandro ci ha spiegato mille volte manca proprio perché non si compiono i percorsi, no Alessandro? Non è così? Cioè, assolutamente. Ecco, allora, cioè la cognitività si basa su un aspetto di razionalità, di ragione, di cognitività, sì, e su una componente emotiva, che è l'intelligenza emotiva. Senza intelligenza emotiva non ci può essere ricerca della verità. Ma certamente. Cioè un computer da solo non potrà mai trovare la verità. Non è un algoritmo, ha bisogno di una mente umana che desideri trovare la verità e che la cerchi a partire anche da alcuni fatti che rappresentano per la sua sensibilità un obbrobrio. Cioè, ti faccio l'esempio dell'Ucraina. L'Ucraina è stata, potrebbe sembrare paradossale quello che dico, il paese più libero del mondo dal punto di vista della biologia in questi anni. Abbiamo visto uteri in affitto, uteri affittati, comprati, sì, certo, fecondazioni eterologhe. Sì, sì, tutti là andavano. Sì, cioè, tutti là, perché naturalmente essendoci una vera e propria... mercato, west, c'è un mercato, no? Sì, c'è un mercato totale, è successo questo. Allora, il problema è che dentro le pieghe di questo mercato si sono inserite anche le cose più pericolose degli uteri in affitto, che oggi vengono preziosamente tenuti negli scantinati e nei bunker per essere consegnati poi il prodotto del concepimento a chi l'ha commissionato. Cioè, voi capite che c'è dietro tutto questo qualcosa di vagamente mostruoso. No? Sì, sì, sì. Ecco, però, Alessandro, proprio perché sarà poi un po' il discorso che faremo subito dopo. Ecco, vediamo cosa è accaduto allora. Questa capacità critica che a noi manca, noi vorremmo recuperarla. E come recuperandola? Non con questi metodi, insomma, voglio dire, da soldatini della propaganda dell'uno o dell'altra parte, no? I fact checker che si incrociano, si danno del disinformatore a uno che invece fa disinformazione quell'altra, insomma, ecco, ma
Tucker Carlson lo ha capito molto bene, perché è un po' come noi. Noi siamo andati a recuperare un suo video, che poi linkeremo la versione integrale, che è su YouTube, sul canale ufficiale della Fox, ma che noi abbiamo tradotto e ve lo proponiamo. Non è sottotitolato, è semplicemente doppiato. Lo abbiamo fatto io ed altri nostri collaboratori qui alla radio proprio per far sì che anche gli ascoltatori della radio, non solo quelli che ci guardano in TV, potessero fruirne immediatamente. Quindi è doppiato. È stata una fatica, Francesco, perché questo parla veloce, tra l'altro, ma parla velocissimo, e adesso lo vediamo. Ecco, il tema è: ci sono questi laboratori e perché gli Stati Uniti finanziano? Perché la domanda è, loro dicono no, non ci sono, sono cose che sono studi che si fanno sulla biologia proprio per evitare. Ma Tucker Carlson, come, così come noi, arriva poi dopo, nella parte finale, ad una conclusione che è logica per la serie: ma che cosa state dicendo? Non è possibile, non è possibile che tu metti tutti questi miliardi su un qualcosa solo per... E come lui ha fatto, anticipo un po' il finale, così poi si può godere bene tutto il resto. Cioè, è come se tu mi dici, beh, io faccio le bombe atomiche, sì sì, ma io le faccio, cioè l'arma nucleare la faccio mica perché ci devo andare a ammazzare qualcuno, ma perché mi devo difendere, la faccio per capire, per difendermi, hai capito? Cioè, è come dire, lui dice, fa un esempio, dice, ma una pistola può essere letale per l'uomo? Dice, no, se ci vai a caccia di quaglie, no, ma se sei in uno scontro armato, certo che è letale. Solo cioè, che è incomprensibile che questo succeda in Ucraina, e perché no, allora in Estonia, in Lettonia, che sono paesi della NATO. Bravissimo, vedi che ti sei fatto anche tu una domanda, bravo Francesco. No, perché vediamo. È irragionevole, oh, non c'è bravo, motivo. Ma no, proprio perché è irragionevole che le persone consapevoli devono farsi una domanda e capire perché stanno facendo proprio lì? Domanda: perché gli Stati Uniti ci mettono tutti questi soldi? Vediamo. Perché. E domanda: perché, perché i fact checker, i famosi fact checker, non sono fact checker, ovviamente sono soldati, l'abbiamo detto, continuano a fare articoli di disinformazione? Non è vero, non è vero, compreso Mitraglietta qua, che c'ha ovviamente, ha un mandato e lo sta eseguendo. Perché continuano a fare così? Perché? Domandiamoci perché, invece di chiedersi anche loro, scusate, ma ci fate vedere le carte? Ecco, allora Alessandro, vediamo questa, la prima parte, poi dopo diamo il break a Francesco e vedremo anche la seconda parte, la commentiamo insieme. Ripeto, ascoltiamo bene le parole di Carlson e di tutto quello che è accaduto, seguite bene il filo, non è facile, ma noi cerchiamo di semplificarvelo, prego. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. If you had told me 4 days benvenuti a Tucker Carlson Tonight. Se solo 4 giorni fa ci avessero detto che l'amministrazione Biden stava finanziando laboratori biologici segreti in Ucraina in molti luoghi, non ci avremmo creduto. Sì, non credo che lo avremmo mai passato. No, grazie. Quindi, se ci dicessero che non solo l'amministrazione ha finanziato questi laboratori biologici segreti in Ucraina, ma che poi non sono riusciti a mettere al sicuro i contenuti mortali di quegli stessi laboratori prima delle invasione russa, un'invasione che sapevano sarebbe arrivata e che hanno contribuito a incoraggiare. Beh, se ce lo avessero detto 4 giorni fa, li avremmo considerati pazzi. Era semplicemente troppo assurdo. Non vorremmo avere niente a che fare con una storia del genere. Non poteva essere vero. Era troppo incredibile. In ogni caso avremmo detto che quella storia era falsa. Perché? Perché noi leggiamo USA Today, il quotidiano americano. Ecco il titolo. Fact check. Affermazione falsa riguardo i laboratori statunitensi in Ucraina legata alla campagna di disinformazione russa. Quindi, se osservate attentamente la storia, e noi l'abbiamo fatto perché eravamo interessati, noterete che questo fact check è stato fornito a funzionari anonimi del governo ucraino e poi ai funzionari del Dipartimento di Stato di Biden. Queste non erano esattamente fonti oggettive, ma la storia sembrava comunque plausibile. Sono stati assolutamente categorici. La Russia ha collaborato con la Cina per amplificare la falsa notizia dei laboratori statunitensi in Ucraina. Ok, USA Today dice che si tratta di disinformazione russa, e forse lo è, ma decidiamo di andare oltre, e i fact check non si sono fermati. Era strano, era quasi come se, nonostante gli infiniti chiaramente ufficiali, alcune persone si rifiutassero di credere all'amministrazione Biden, preferivano invece la propaganda russa, e abbiamo pensato che dovevano essere membri di Canon. Lo presumiamo perché il Foreign Policy Magazine ce lo ha detto. Secondo il Foreign Policy, Canon, o qualunque cosa sia, stava disseminando freneticamente false affermazioni sui laboratori di guerra biologica statunitensi in Ucraina. Ovviamente pensavamo che quei laboratori non esistevano. Era solo un'altra bugia dei russi, che mentono per vivere.
Poi l'Unione Europea è intervenuta mettendo la sua credibilità dietro la stessa affermazione. Queste sono teorie cospirative, ci ha detto l'Unione Europea, sono bugie diffuse da Putin. Un portavoce dell'UE ci ha poi ricordato che la credibilità delle informazioni fornite dal Cremlino è in generale molto dubbia e scarsa. Buona sapersi. La disinformazione russa ha un record tracciabile nella promozione di narrazioni manipolative su armi biologiche e presunti laboratori segreti. Sì, non faremo un servizio sui laboratori segreti in Ucraina. L'ultima cosa che vogliamo fare in questo show è amplificare il traffico di disinformazione russa diffuso da Canon. Quindi abbiamo ignorato quella storia. Ed è stato così fino a ieri, quando ci è capitato di imbatterci su un'audizione della Commissione Relazioni Estere del Senato. Torian Haaland stava testimoniando, quindi eravamo interessati. Naland è stata una delle persone che ci ha portato nella guerra in Iraq. Non si è mai scusata per questo e ha continuato a essere promossa perché è così che funziona Washington. Torian Haaland è ora il sottosegretario di Stato di Joe Biden, a capo della situazione in Ucraina e quindi sa molto dell'Ucraina. Nel 2014 Torian Haaland ha progettato un colpo di Stato in Ucraina. In nome della democrazia, ovviamente. Dunque ha avuto questo colloquio con il senatore della Florida, Marco Rubio, e durante la sua testimonianza, a un certo punto, il senatore Rubio ha preso una pista che non ci aspettavamo affatto. Ha chiesto a Naland se l'Ucraina avesse armi biologiche. Non avremmo mai immaginato che l'Ucraina avrebbe avuto armi biologiche. Perché l'Ucraina dovrebbe avere armi biologiche? Sembrava una domanda piuttosto strana, ma quello che ci ha scioccato è stata la risposta. Ecco cosa ha detto. L'Ucraina possiede delle armi chimiche o biologiche? Ukraine has biological research facilities. L'Ucraina ha una struttura di ricerca biologica, della quale in effetti ora siamo piuttosto preoccupati, perché le truppe russe potrebbero cercare di ottenerne il controllo. Quindi stiamo lavorando con gli ucraini per capire come poter evitare che uno qualsiasi di quei materiali di ricerca possa cadere nelle mani delle forze russe. Does Ukraine have biological weapons? L'Ucraina ha armi biologiche? Ah, l'Ucraina ha strutture di ricerca biologica. Che cosa? Intendi i laboratori biologici segreti come i laboratori biologici segreti che l'Ucraina sicuramente non ha? L'Ucraina ha quelli? Sì, li ha. E non solo l'Ucraina ha laboratori biologici segreti, ha detto Torian Haaland. Ma qualunque cosa stiano facendo in quei laboratori è così pericolosa e così spaventosa che è abbastanza preoccupata che il cosiddetto materiale di ricerca all'interno di quei laboratori biologici possa cadere nelle mani delle forze russe. Cerchiamo di non usare parolacce in onda per descrivere la nostra reazione. Le nostre mascelle sono cadute. Sotto giuramento in un'audizione in commissione aperta, Torian Haaland ha appena confermato che tutto quello che ci hanno raccontato per giorni sulla disinformazione russa, ovvero che è una menzogna, una teoria del complotto, che sia folle e immorale crederci, in realtà è totalmente e completamente tutto vero. Wow! Non si sentono cose del genere tutti i giorni a Washington. Si tratta di un capolavoro e una dozzina di domande vengono subito in mente. Cosa stanno facendo esattamente in questi laboratori biologici segreti in Ucraina? L'Ucraina è il paese più povero d'Europa, non è certo un focolaio di ricerca biomedica. Supponiamo che questi non fossero laboratori farmaceutici, probabilmente non stavano sviluppando nuovi farmaci per la leucemia. Dalla risposta di Torian Haaland apprendiamo, perché lo ha detto, che c'è un'applicazione militare in questa ricerca, cioè che stessero lavorando su armi biologiche. Ripetiamo, è la sua risposta a suggerirlo. Hai capito, Francesco e Alessandro? Allora, non ho capito però perché in Ucraina. Sì, vabbè, ma questa è un'altra questione. Non è irrilevante. La questione è che tutti si sbracciano a dire che non è vero, disinformazione, cioè, e quella gli ha detto, cioè, beh, ci sono dei laboratori che noi adesso stiamo, abbiamo paura, no, non sono, sono di ricerca, research facility, eccetera, eccetera, però abbiamo paura che se i russi ci mettono in mano, dice, ma scusate, se sono di ricerca, quello giustamente dice, ma avete così tanto paura, c'è qualcosa che puzza. Alessandro, ma com'è possibile a gente così cogliona da credere intanto a queste puttanate? Ma aspettate, poi c'è la seconda parte che è più importante, però prego Alessandro. Intanto vorrei rispondere all'amico Bergomi per dire che perché l'Ucraina? Perché l'Ucraina è un far west, è una terra di nessuno. Cioè quello che è avvenuto in un'Ucraina comprata da Soros, in cui è stata finanziata la rivoluzione di Maidan, in cui è stata finanziata la rivoluzione arancione, in cui sono stati montati governi fantoccio e in cui
non ci sono neanche quei principi di responsabilità che dovrebbero caratterizzare paesi NATO, che so, come l'Estonia o come la Romania. Quindi in una terra di nessuno si può fare qualsiasi cosa. Naturalmente le ricerche biologiche sono ricerche interessantissime, perché se noi vogliamo governare una geopolitica attraverso armi di distruzione di massa, le armi biologiche sono assai meglio delle armi atomiche, perché le armi atomiche distruggono, distruggono gli apparati, distruggono le strutture, distruggono le fabbriche, distruggono le banche, mentre invece un bel virus o un bel batterio messo in modo giusto e soprattutto fatto in modo più sofisticato di quanto non si sia mai fatto, è uno strumento formidabile. Voglio ricordare che i russi, e questo non mi sembra una fact check, mi sembra che abbiano detto che stanno facendo ricerche soprattutto sull'interazione tra patrimoni virali e il genoma degli slavi. Capite cosa vuol dire questo? Se noi prendiamo tra gli slavi un certo numero di tratti, o come li potremmo prendere per gli africani di una certa origine o dei latinoamericani, è chiaro che l'idea del confronto di civiltà di Huntington si veste di una dimensione raccapricciante, evidentemente. E tutto questo senza distruggere una fabbrica, senza distruggere un'infrastruttura, senza distruggere una casa. Quindi la guerra del futuro è una guerra biologica, certo, senza ombra di dubbio. Ed è per questo l'abbiamo visto adesso con il coronavirus, no? Abbiamo visto che con un virus del raffreddore un po' complicato si può governare, si può cambiare il corso della storia, non di un continente, ma di un intero pianeta. Capite? Quindi questo vi dà una misura di quello che si può fare con la biologia applicata alla guerra. E quindi questo è sempre avvenuto dai tempi di Tucidide, della guerra del Peloponneso, in cui fu la paura della peste a distruggere l'Atene di Pericle piuttosto che la peste stessa. Allo stesso modo io credo che noi oggi siamo in una situazione che Tucidide ci aiuterebbe a capire forse meglio di questi cialtroni alla mitraglietta, che sono lì soltanto per ottemperare agli ordini dei loro datori di lavoro. Certamente.